Il nostro caloroso e commosso benvenuto dice tanto dell'attesa per questo incontro, uno dei più significativi di questo meeting, un incontro che ha per titolo «Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni può credere proprio alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo». Una domanda, quella di Dostoevskij, semplice, diretta, radicale, evoca tanti pensieri, tante scelte, tante motivazioni, evoca la storia, evoca le idee da cui veniamo, le rivoluzioni culturali della modernità di questo tempo, la temperie di questo tempo. Sentendola, ognuno di noi, l'uomo colto europeo, siamo noi, è spinto a una risposta. Ma oggi vogliamo farlo insieme a due maestri, due grandi personalità che ci onorano della loro presenza: il metropolita di Minsk, Filaret, e il cardinale di Budapest, Peter Erdő. Il metropolita Filaret lo è dal 78. Nel 1989, al crollo dell'Unione Sovietica, è divenuto esarca patriarcale del nuovo Stato di Bielorussia. È il leader della Chiesa Ortodossa di Bielorussia, parte autonoma della Chiesa Ortodossa Russa. Una terra che negli anni del comunismo è stato tentato un esperimento di totale sradicamento della fede, più che in tutte le altre regioni di quell'impero. Ma non è riuscito questo esperimento, e in questi 20 anni la fede, le chiese, la vita cristiana è tornata a rifiorire, a conferma, si diceva prima, della grande forza dell'ortodossia. Il metropolita è anche uno dei cofondatori di una delle più straordinarie, interessanti esperienze culturali di questo nostro tempo, che è il Centro Biblioteca dello Spirito di Mosca, dove operano tanti nostri amici. Il cardinale Peter Erdő è un vecchio amico del meeting, possiamo dire, lo accogliamo qui per un'altra volta, perché è davvero una persona, una delle figure della Chiesa europea dalle quali più vogliamo imparare, dalle quali più riceviamo amicizia. Oggi ha inaugurato qui la mostra su Santo Stefano, Re d'Ungheria, mostra che speriamo anche di portare a Roma nei prossimi mesi. È cardinale di Budapest, come molti sanno, ed è dal 2006 presidente della CCEE, che è il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, un ruolo delicato e gravosissimo, possiamo dire, in questo nostro continente, sia per tutto ciò che riguarda la vita, la mentalità, l'oggi di questa Europa, sia per quanto riguarda tutti i rapporti con le chiese e le religioni, sia con la Chiesa ortodossa che con le chiese protestanti. E dicevo che partecipiamo oggi a uno degli incontri più attesi, possiamo dire, un incontro che segna un punto veramente storico, importante in tutta la vicenda del meeting di questi 30 anni. Per la prima volta accogliamo un metropolita della Chiesa ortodossa e per la prima volta il meeting mette vicino due figure di primissimo piano del cattolicesimo e dell'ortodossia. Nella tensione all'unità, che è il vero significato della parola ecumenismo, e nell'affrontare la domanda di oggi, la domanda di Dostoevskij, che ci riguarda così da vicino, abbiamo bisogno infatti di un unico respiro, di arricchirci l'un l'altro, di sentire la stessa energia e volontà di lavorare assieme. L'importanza del vedersi qui oggi, sospinti dal tema del meeting e dal titolo del nostro incontro, sta nell'indicare la necessità di un annuncio, di un linguaggio, di un'azione da parte della Chiesa tutta. L'importanza è pastorale, missionaria. Non si ragionerà di dogmi, ma dell'origine
e delle ragioni di un'esperienza cristiana valida nell'oggi di ciascuno di noi. Ed ora vi chiedo di ascoltare assieme l'intervento del Metropolita Filaret, che vorrei che accogliessimo ancora una volta in questo nostro evento del meeting. Grazie per la sua presenza qui. Eminenza Reverendissima, signor Cardinale Peter Erdő, Primate d'Ungheria, Arcivescovo di Esztergom e di Budapest, Presidente della Conferenza Europea, carissimi partecipanti e organizzatori di questo autentico forum cristiano, cari padri, fratelli e sorelle, quest'anno il Signore ci ha riuniti qui, tutti insieme a Rimini, affinché il nostro sguardo interiore possa scrutare nel profondo dei nostri cuori, non nei cuori di quelli che sono vissuti prima di noi, oppure quelli che si trovano qui vicino a noi. No. La sacra verità l'uomo è in grado di trovarla soltanto nel proprio cuore. E questa verità schiude a ciascuno il mistero futuro. Che cosa avverrà del mondo? Che cosa avverrà dell'Europa? Che cosa sarà della mia patria? E infine, che cosa sarà di me personalmente? E qui non stiamo parlando di aspetti che possono assumere le sventure o di forme di benessere, perché nella profondità del cuore tutti gli interrogativi arrivano alla loro estrema acutezza e il futuro viene determinato in forme categoriche. O si tratta della salvezza o della rovina. Secondo la parola del Signore nostro Gesù Cristo, proprio dal cuore attraverso la bocca esce tutto ciò che contamina l'uomo. Ogni pensiero malvagio, ogni menzogna, ogni parola cattiva. Ma nel contempo il cuore dell'uomo è anche l'organo della sua comunione con il Creatore nel linguaggio della coscienza. Lo stesso alito vitale che Dio soffia nella persona umana, rendendola un'anima vivente, è la coscienza, la nostra conoscenza ontologica della legge divina della vita. E non si tratta della legge morale interiore che colmava di sacro tremore l'anima di Immanuel Kant. La coscienza
è qualcosa di molto più profondo, una caratteristica della natura umana che non è suscettibile fino in fondo di indagine da parte dell'uomo. Una persona che tende alla luce può esserne maturata e accresciuta fino alle vette della santità, mentre un'altra persona che si lascia andare, che degradi sotto il peso di vizi e passioni, può soffocare la propria coscienza e disinteressarsi di ogni legge morale. Ma la coscienza è immortale come l'anima, e in un battibaleno può accendersi nel cuore del peccatore più indurrito e condurlo in un istante a un tale vertice di pentimento che magari un giusto non riuscirà mai a raggiungere nel corso di tutta la vita. Sulla metafisica del cuore umano sono stati scritti volumi e volumi di opere teologiche e filosofiche. Nei libri della Bibbia è Dio stesso a parlare dei suoi misteri e l'uomo vi medita. E anche qui noi adesso, noi e voi, ci siamo raccolti proprio qui per riflettere sul contenuto dei nostri cuori, su ciò che riempie i nostri cuori. Io vedo un significato profondo e molto simbolico nel fatto che i temi centrali del meeting di Rimini sono stati formulati sotto l'influsso del genio creativo dello scrittore russo Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, e più precisamente sotto l'influsso delle rivelazioni fondamentali della sua coscienza, della sua fede cristiana e della sua natura ortodossa. Io non dubito che tutti noi conosciamo bene, che tutti voi conosciate bene il pensiero di Dostoevsky sul cuore come campo di battaglia. Il mondo ortodosso russo e gli ambienti dell'intelligenza amano molto questa affermazione dello scrittore. Ma io mi permetto di ricordare il contesto in cui nel romanzo I fratelli Karamazov nasce questo aforisma tanto amato che l'autore pone sulle labbra di uno dei personaggi centrali. La bellezza è una cosa terribile, spaventosa. Qui le rive divergono, qui tutte le contraddizioni vivono insieme. Ciò che alla mente può apparire ignominia, al cuore sembra pura bellezza. Ciò che fa paura è che la bellezza non sia soltanto spaventosa, ma anche misteriosa. Qui il diavolo combatte con Dio e il campo di battaglia è il cuore dell'uomo. Qui il protagonista del racconto osserva subito con orrore che la bellezza è un concetto indefinibile e che ciò che per uno può essere bellissimo per l'altro può essere rivoltante e viceversa. E qui non stiamo affatto parlando di categorie estetiche, ma di morali, e l'oggetto del discorso è la bellezza dell'essere umano.
se cerchiamo di estendere questo pensiero alla nostra vita quotidiana e agli avvenimenti del mondo, vedremo come sia perfetta e universale la formula di Dostoevskij sul cuore dell'uomo come campo di battaglia fra il diavolo e Dio. Nelle contraddizioni familiari, come nei conflitti internazionali, nella lotta tra le forze che si sforzano di mantenere l'ordine e quanti invece infrangono le norme della convivenza civile, nei contrasti etnici, razziali e nazionali, e infine nei processi di formazione e di sviluppo dei sistemi democratici in Europa e nel mondo, noi vediamo che ovunque, come dice Dostoevskij, le rive divergono e tutte le contraddizioni vivono insieme. Mi sembra che Dostoevskij sia uno degli scrittori più amati e noti del mondo, proprio perché attraverso ogni suo soggetto e per bocca di ogni suo personaggio lui parla ai lettori della coscienza. In tutta la vita, e non teoricamente, bensì nella pratica quotidiana, egli ha vissuto intensamente le tre leggi fondamentali della logica dialettica. Proprio per questo, come nessun altro nella storia della letteratura universale, ha potuto chiarire nella lingua del quotidiano, primo, che cosa siano l'unità e la lotta degli opposti nell'anima dell'uomo. In secondo luogo, come cambi il destino umano a seconda del passaggio da mutamenti qualitativi e quantitativi nella sua anima. E in terzo luogo, che significato per la formazione spirituale della persona possano avere il rifiuto e perché nelle sorti storiche degli individui e dei popoli spesso, meno per meno, faccia più. Ma in questo caso abbiamo il diritto di chiederci dove lui abbia trovato il criterio autentico di valutazione della bellezza e della deformità della vita umana, in chi egli abbia visto l'ideale perfetto seguendo il quale il mondo può risorgere. E in che cosa, infine, consista quella bellezza che salverà il mondo, come Dostoevskij credeva fermamente. Intorno al 20 febbraio 1854, quando aveva appena finito di scontare la condanna ai lavori forzati, Dostoevskij scrive in una lettera il suo più prezioso riconoscimento, la sua più preziosa confessione.
mi sono forgiato un simbolo di fede, per me chiaro e sacro. Questo simbolo è semplicissimo. Eccolo qui. Credere che non vi sia nulla di più bello, profondo, simpatico, ragionevole, solido e perfetto di Cristo. E non solo non esiste, ma non può esistere. Anzi, a tal punto che se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori della verità, ed effettivamente fosse così, cioè la verità fosse fuori di Cristo, io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Cari fratelli e sorelle, noi stiamo parlando di coscienza e per questo dobbiamo essere onesti gli uni nei confronti degli altri e insieme di fronte al mondo circostante. La storia dei cristiani è una storia di uomini. È anche la nostra storia comune, con i nostri slanci di bene e le nostre cadute, con le nostre lacrime, il sudore, il sangue, con le nostre contraddizioni e paradossi. Ahimè. Purtroppo la nostra coscienza cristiana testimonia talvolta contro di noi, poiché non esiste uomo che non abbia peccato. Così pure la Chiesa in Occidente, la Chiesa in Oriente, nella loro disputa storica, attestano una propria verità. Delle nostre falsità interiori noi preferiamo parlare sottovoce, 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 e in una cerchia ristretta. L'atteggiamento diplomatico che talvolta ortodossi e cattolici assumono tra di loro serve non di rado per sottacere quelle contraddizioni che invece gridano al cielo chiedendo una soluzione, ma non la trovano a causa di questo. Non trovano una soluzione umana sulla terra. Proprio per questo, la persona del Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, seconda persona della Santa Trinità, è l'ideale indiscutibile. È il criterio perfetto, la bellezza incorruttibile, che è al di sopra di tutti, in tutto e per tutti noi. In Cristo Salvatore non c'è divisione interiore. L'integrità della sua persona è perfetta e proprio per questo Lui e Lui solo è l'unico figlio dell'uomo
che ha pieno diritto e ha ragione, ha detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. Si potrebbe parlare a lungo e in maniera convincente, persuasiva, di come e perché ogni cristiano debba aspirare a conformarsi al Figlio di Dio e cercare, come dice San Paolo, di spogliarsi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. E ogni parola di questa esortazione è la pura verità. Ma c'è una circostanza che può vanificare tutti gli sforzi di chi pronuncia queste parole, e cioè quando questi si sentirebbe ribattere le parole, il detto: medico, cura te stesso. Ho l'ardire di pensare che l'assenza di un esempio personale di vita nella fede, la carenza di esperienza personale, di una cordiale sequela dei precetti evangelici, non costituisce soltanto una profonda tragedia personale per i cristiani, ma diventa anche il mezzo più distruttivo nella battaglia ingaggiata dall'inferno contro la Chiesa terrena. A mio avviso, proprio su questa contraddizione si fonda il problema formulato da Dostoevsky nei taccuini del romanzo I demoni, in relazione alla figura di Stavrogin. La fede si riduce a questo problema angoscioso. Un colto, un europeo del nostro tempo, può credere, credere proprio alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo? Tutta la fede, infatti, si riduce a questo problema. Ridurre a questo interrogativo, a una correlazione dialettica tra fede e sapere, tra fede cristiana e cultura laica, significherebbe sminuire notevolmente questo problema. Qui si sta parlando del pensiero dell'uomo europeo, dell'intima coscienza religiosa degli abitanti del vecchio continente. È interessante notare che Dostoevsky pone questo interrogativo all'inizio degli anni 70 del XIX secolo, ma esso si era maturato già in precedenza, almeno nei due secoli precedenti, cioè il XVII e il XVIII secolo. Ed ora, alla fine del primo decennio del XXI secolo, noi stiamo rimettendo questo interrogativo di nuovo all'ordine del giorno. In tutto questo tempo l'Europa è completamente cambiata. L'uomo europeo è cambiato fino a essere irriconoscibile. Eppure l'interrogativo è sempre lo stesso. Perché? Perché
perché i dubbi sono inscindibili dalla fede. Ma superare i dubbi e radicarsi nella fede è possibile soltanto attraverso il lavoro di una coscienza viva che non taccia, ma bruci la coscienza che insidia il cuore e smascheri il peccato che assedia l'anima. Se si mette a tacere la coscienza, e lo si può fare, i mezzi sono tanti, di conseguenza nasce il desiderio di sbarazzarsi della fede come di un ostacolo che impedisce a noi di corromperci seguendo le passioni ingannatrici. Proprio questo avviene in quanti cercano di opporre la cosiddetta civiltà ai valori cristiani tradizionali. Del resto, la concezione contemporanea di civiltà politically correct comprende inaspettatamente anche costumi realmente barbari e basse inclinazioni, se noi le consideriamo dal punto di vista del buon senso umano e di una elementare onestà umana. Credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. La situazione dell'odierna coscienza europea, a mio avviso, trova un punto di paragone nella storia della guarigione operata dal Signore Gesù Cristo del ragazzo sordomuto indemoniato, guarigione che ci viene narrata dal santo apostolo ed evangelista Marco nel capitolo 9. Gli scribi e i discepoli di Cristo stavano discutendo perché nessuno di essi era in grado di cacciare lo spirito maligno che dall'infanzia tormentava il ragazzo, gettandolo a terra, facendolo schiumare, facendogli digrignare i denti e irrigidirsi. Un diavolo che lo gettava nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Parlando con il padre, che lo prega, che lo supplica di guarire il fanciullo, Gesù gli dice: se avrai, ogni cosa è possibile per chi crede. Se ogni cosa è possibile per chi crede. E quell'altro gli risponde tra le lacrime: credo, Signore, aiuta la mia incredulità. E Gesù sgrida lo spirito impuro e quello lascia il fanciullo. E ai suoi discepoli il Signore spiega così la loro incapacità di riportare la vittoria sullo spirito. L'incapacità dei discepoli di riportare la vittoria sullo spirito. Questa specie di spiriti, dice il Signore, non si può far uscire in altro modo che con la preghiera e il digiuno. Qui non mi propongo di parlare, di fare un'apologia del digiuno e della preghiera, tanto più che queste per la Chiesa ortodossa russa sono questioni indiscutibili. Quello che mi sembra adesso importante è concentrare l'attenzione sulle parole chiave di questa storia.
se soltanto tu avrai un po' di fede, tutto è possibile a un'anima credente. E d'altra parte, credo, Signore, aiuta la mia incredulità. Questo appello di Dio all'uomo e questa risposta dell'uomo a Dio rappresentano il modello universale di rapporto con Dio, tra l'uomo e Dio. Tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto finora, possiamo vedere in questo modello la possibilità di superare con l'aiuto di Dio il dubbio, questo eterno compagno di una fede ardente e di una coscienza viva. L'uomo civile di oggi è un essere molto ingenuo. La sua sicurezza infantile di sé, nella perfezione del sapere acquisito, la sua credulità adolescenziale nei confronti degli stereotipi di massa di pensiero e di comportamento sarebbero innocui se di essi non si avvalesse lo spirito maligno e se non l'incoraggiasse nel desiderio di far perire l'uomo. E il problema non è neppure se l'uomo civile si renda conto di tutto ciò. Verrà il momento in cui sarà costretto a capire tutto e subito. Ma per noi, cristiani d'Europa, è importante che almeno qualcuno di noi sia in grado di implorare Dio per la guarigione di questo fanciullo malato. È importante che noi abbiamo forze e coraggio a sufficienza per credere e domandare al Signore, domandare che aiuti la nostra incredulità nella possibilità che il bene ha di trionfare anche nel peccatore più incallito, nella possibilità che aiuti il nostro dubbio nella giustizia, aiuti la nostra coscienza che cova sotto le braci a divampare con ardore, a sciogliere la nostra tiepidezza, timidezza e ambiguità. E infine, è importante che il Signore aiuti la nostra fede a capire che tutto è possibile per chi crede e che noi, non a parole, ma nei fatti, possiamo attestare, confermare la verità dell'asserzione di Dante Alighieri, secondo cui i lineamenti del volto umano sono comunque in grado di esprimere, far vedere visualmente le lettere di due parole, Homo Dei, l'uomo è di Dio. E allora saremo in grado, con consapevolezza, di spiegare al mondo che sta ritornando in sé il significato delle parole rivolte da Dio a Sant'Agostino. Ci hai fatti per te, dice Sant'Agostino, e il nostro cuore è inquieto finché non troverà riposo in te.
Per questo, consentitemi alla fine di augurare a tutti noi e a ciascuno di voi che nelle nostre parole, opere e pensieri quotidiani prevalga sempre ciò di cui parla il Santo Apostolo Pietro, e cioè quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore, e che questo sia sempre vivo nei vostri cuori. Amen. Grazie. Grazie, Eminenza, per la profondità e la bellezza di questo discorso, e devo dire, per me che ero qui vicino, anche per questa musicalità che viene da questa lingua, da questo torrente che ti trascina con tutte queste emozioni, questo impeto di bellezza, ma ciò non significa che non sia desideroso insieme a tutti voi di ascoltare in italiano il nostro Eminenza, il Cardinale Peter Derdo, al quale do volentieri la parola. Stimatissima e carissima Eminenza Filaret, cari amici, prima di parlare della divinità di Gesù Cristo, bisogna domandare se gli intellettuali europei, nostri contemporanei, abbiano grande difficoltà o piuttosto una speciale facilità nel credere dell'esistenza di Dio. E qui sembra delinearsi già un quadro contraddittorio. La fede religiosa come atteggiamento umano sicuramente non è giustificabile per un atteggiamento ateo piatto, per esempio per il famoso materialismo storico e dialettico del marxismo tradizionale. Ma negli anni dei miei studi l'ateismo ufficiale è stato spiegato attraverso il concetto di materia, e già in questo punto persino l'ideologia ufficiale era costretta a prendere distanza dalle visioni volgari, come quella che diceva «ciò che non vediamo non esiste». Dopo il primo viaggio nel cosmo di Yuri Gagarin, si diceva scherzosamente che egli è stato lì sopra, ma non ha incontrato Dio. Certamente gli ideologi sapevano che la visibilità per i nostri occhi non è l'unico criterio di vera esistenza, neppure nel mondo degli esseri materiali. Ma allora, qual è il criterio? La risposta ideologica è stata poi più o meno un sofisma. Si diceva infatti che materia è tutto ciò che realmente esiste. Se questo ragionamento apparentemente logico, ma in realtà capzioso, fosse stato vero, tutti saremmo materialisti, in quanto non neghiamo l'esistenza di tutte le cose. Altri ancora, o gli stessi ideologi, hanno ammesso, e ciò sembrava già un tratto hegeliano, che lo spirito sì che può esistere, ma esiste solo
in modo secondario come prodotto della materia e non viceversa. Tale visione, tale atteggiamento però oggi non sembra più attraente per la grande maggioranza degli intellettuali del nostro continente. Alcuni sono stanchi e non fiduciosi della filosofia come tale, e così sono inclini ad un certo, chiamiamolo così, agnosticismo volgare, che direbbe: cose così sottili e sofisticate come la nozione della materia e dello spirito, o persino quella della totalità dell'universo, malgrado le conoscenze scientifiche, o proprio per il progresso scientifico, non sono riconoscibili per il pensiero umano. Quindi non vale la pena passare troppo tempo con tali ragionamenti. Bisogna riconoscere che il concetto di materia è diventato sempre più incerto. Dicono che tra la materia e l'energia non c'è una netta differenza, ma ci sono delle trasformazioni dinamiche tra questi due modi di esistenza. Anche la ricerca nucleare rende sempre più difficile immaginarci la materia. Proprio l'atomo non è atomo, cioè non è indivisibile, non è un'unità fissa con estensione misurabile, eccetera. Si parla recentemente anche di energia oscura e di antimateria per spiegare certi fenomeni già osservati a livello astronomico. Tutto ciò non sembra tanto negativo per la fede religiosa o per la prontezza di credere in altre, più magnifiche dimensioni della realtà. Anche la ricerca sul cervello, sulle funzioni psicologiche, sui fenomeni non ancora spiegati dello spirito umano o delle dimensioni della capacità dell'essere umano nel comunicare o sentire malgrado grandi distanze, trascendendo anche il momento della morte, ma poi quale momento concretamente della morte? Nel mondo degli intellettuali osserviamo quindi una certa sensibilità verso l'aldilà, verso l'esistenza del mondo spirituale. Ma se la nozione di materia non è chiara, non può neanche esserlo il concetto di spirito. E soprattutto, come possiamo tracciare il confine tra il mondo materiale e quello spirituale? E ancora, come possiamo distinguere questo mondo, che noi cristiani possiamo chiamare anche il mondo creato, dalla realtà di Dio stesso, dalla trascendenza? È grande quindi la tentazione del panteismo. Diverse forme di un atteggiamento più o meno panteistico sembrano essere di moda. Da questo sfondo emerge il problema della divinità di Cristo. Non sembra quindi troppo difficile per alcuni accettare una certa divinità di Cristo o di Gesù, ma anche di tutti noi, anche di tutte le cose che esistono. Con belle emozioni pensano non pochi alla scintilla divina nascosta in tutti noi. Per alcuni non è soltanto una frase storico-poetica che si canta oggi nell'inno dell'Unione Europea con le parole di Friedrich Schiller: «Freude, schöner Götterfunken», o «Gioia, bella scintilla divina». Come spiegare quindi la differenza essenziale tra Dio creatore e il mondo creato? È solo in base a questa distinzione che possiamo formarci un'idea sulla vera, piena e specifica divinità di Gesù Cristo. Tra gli argomenti adotti nella storia della filosofia per l'esistenza di Dio
e per definire la vera nozione di Dio, il concetto di materia non era fondamentale. Platone ribadisce, per esempio, che degli dei e dei divini si può parlare in diversi modi, ma il compito del filosofo è di spiegare com'è il Dio. E la sua risposta è che Dio è il migliore sotto tutti i punti di vista e per questo immutabile. Un Dio al quale non si potesse attribuire ciò che c'è di meglio in tutte le cose non meriterebbe il predicato divino. Un Dio che mutasse potrebbe mutare soltanto per il peggio, così dice Platone. Cioè, tale visione filosofica non si occupa della nozione della materia e dello spirito, ma tiene presente altre categorie, come la bontà e l'immutabilità. La perfezione e l'immutabilità certamente sono connesse tra di loro. È qui che si sente un tratto di trascendenza, perché l'immutabile e il perfetto può essere in qualche modo fondamento delle cose mutabili ed imperfette. Indirettamente emerge quindi anche la grande domanda sulle basi dell'esistenza. La filosofia prima, o come diciamo oggi la metafisica di Aristotele, si autodefinisce come il sapere relativo all'origine e alla causa prima di ogni essente e il sapere relativo all'essere in quanto essere e ai suoi attributi più universali. Presa nella sua prima accezione, la filosofia prima è teologica, in quanto si occupa del divino. La trascendenza divina la cercavano di esprimere molti filosofi sin dall'antichità, come Plotino, Porfirio, Proclo, l'autore cristiano chiamato Dionigi l'Areopagita, ma sotto il suo influsso anche pensatori cristiani medievali e anche rinascimentali come Nicola Cusano, attraverso una teologia negativa di carattere mistico, consapevole della profonda differenza tra la completezza e fondamentalità dell'esistenza di Dio e il modo limitato dell'esistenza di tutti gli altri esseri. Nel senso mistico o spirituale, tuttavia, bisognava e bisogna poter anche parlare di Lui, pur nella consapevolezza che le nostre parole sono deboli e poco adeguate ad esprimere la pienezza e l'assolutezza della sua realtà. Noi altri, assieme alle nostre lingue e ai nostri concetti, apparteniamo a questo mondo. Anche se il mondo creato rispecchia la faccia del Creatore, anche se l'uomo è stato creato a immagine di Dio, la nostra fede non accetta la preesistenza o persino la coeternità dell'anima umana con Dio. La nostra anima, infatti, non è una emanazione della sostanza divina, non fa parte di Dio, ma è stata creata da Lui. Incontriamo quindi sempre di nuovo l'enorme difficoltà di come parlare sull'unico vero Dio. Questa difficoltà però si riferisce già al problema di esprimere la nostra esperienza naturale, il nostro ragionamento in base al mondo creato, le nostre conclusioni riguardo al Creatore. Esiste però anche un altro aspetto della stessa difficoltà, quello della comunicazione tra l'uomo e Dio. Già creando l'universo, Dio ha espresso qualcosa di sé, ha manifestato la sua volontà.
ma siamo convinti tutti noi che crediamo nella rivelazione divina che il Dio personale, consapevole, libero nella sua volontà, ha cercato il contatto con noi esseri umani, è qui che possono cominciare per i nostri contemporanei, da una parte le difficoltà, dall'altra parte i tratti più affascinanti della nostra fede in Cristo. I mass media sono pieni di speculazioni, di visioni poetiche, di ragionamenti più o meno scientifici sull'ipotesi dell'esistenza di altre culture, di altri esseri umani nel cosmo. Come può presentarsi, quale può essere un'altra civiltà extraterrestre? E soprattutto, come possiamo metterci in contatto con questi esseri intelligenti? Oppure siamo già in contatto con loro? Che cosa potrebbe portarci un tale incontro? Un arricchimento? Oppure un grandissimo pericolo? In modo quasi disperato, l'umanità sta mandando dei segnali radiofonici nel cosmo per cercare il contatto con altri esseri intellettuali. Ma che cosa devono contenere questi messaggi? In quale linguaggio devono essere formulati per essere compresi? I punti interrogativi sono tanti, e parliamo ancora soltanto di possibile contatto tra diverse creature intelligenti all'interno di questo mondo. Non parliamo ancora degli angeli e non parliamo ancora della possibilità di un nostro contatto personale con Dio. È Lui, incomparabilmente più intelligente di noi, che trova, che deve trovare il modo di entrare in dialogo con noi. Dio può e vuole parlare all'uomo, ma la possibilità più grande e completa di arrivare a un tale contatto con i nostri sensi e con la nostra ragione è di parlare a noi in modo umano, presentarsi a noi come vero uomo e vero Dio. Per questo che nel prologo del Vangelo di San Giovanni si parla del Verbo, della parola di Dio che esisteva da sempre, che era Dio e che si è fatto carne perché quelli che lo accolgono abbiano potere di diventare figli di Dio. Se l'uomo di oggi pone seriamente la questione dell'esistenza di Dio assoluto, trascendente e personale, deve indagare anche sulla possibilità della comunicazione fra Dio e l'uomo. Da una parte, il dogma cristologico di Calcedonia ha gettato per sempre le basi del ragionamento cristiano sulla persona di Gesù Cristo. Nella definizione del simbolo di fede di Calcedonia, infatti, si dice: seguendo i santi padri, all'unanimità noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre per la divinità e consostanziale a noi per l'umanità. Dall'altra parte, proprio la teologia nella seconda metà del XX secolo ribadisce la ricerca sulla persona di Gesù storico. È stato Benedetto XVI che nella sua grande sintesi su Gesù di Nazaret ha dimostrato con forza convincente che il Cristo della fede e il Gesù storico sono la stessa persona
è che il motivo della fede in Cristo come figlio di Dio, come vero uomo e vero Dio, proviene storicamente dal comportamento, dall'insegnamento e in fin dei conti dall'autocomprensione di Gesù stesso. Quindi non c'è differenza, non c'è scollamento tra il Cristo della fede e il Cristo storico. A livello di ricerche storiche dello sviluppo dottrinale che ha guidato alla cristallizzazione del dogma di Calcedonia, Alois Grillmeier ha potuto documentare, presentando pure le correnti eterodosse, l'iter storico tra la Bibbia attraverso i padri della Chiesa fino all'epoca dei grandi concili e quindi la ricerca della storia delle idee cattoliche, ossia ortodosse, su Cristo, ci offre lo stesso quadro che l'indagine diretta della persona e dell'autocomprensione di Gesù di Nazareth. Forse non è per caso, quindi, che il Grillmeier ha dedicato nel 1979 la sua opera proprio a Josef Ratzinger, allora arcivescovo di Monaco di Baviera. Così è proprio Cristo in cui possiamo vedere la gloria del Padre, è Lui il luogo dell'incontro tra Dio e l'umanità, come canta San Gregorio Nazianzeno: «O luce gioiosa, eterno splendore del Padre Santo e Beato, Cristo Gesù, l'universo proclama la tua gloria». Che cosa dice però tutto ciò al famoso intellettuale europeo di oggi? Di questo intellettuale stiamo parlando adesso. Finora non abbiamo riflettuto sul significato di essere intellettuale e sulla specificità di un pensatore europeo. L'intellettuale sicuramente non è soltanto una persona provvista di un diploma universitario. Non è l'abito che fa il monaco. E soprattutto oggi, quando circa la metà della gioventù del nostro continente frequenta qualche istituto di studi superiori. Nei paesi comunisti, infatti, nel quadro dell'economia pianificata, lo Stato ha determinato il numero dei giovani che potevano essere assunti ai singoli corsi di laurea di ciascuna università. E questi numeri erano relativamente bassi, perché calcolati in base ai bisogni previsti dell'economia socialista. Quindi gli esami di ammissione alle università erano difficili. Molti dei candidati venivano rifiutati. Inoltre, era determinata la percentuale dei giovani da assumere anche secondo la loro provenienza sociale. Per esempio, una certa percentuale doveva provenire da famiglie operaie, altri da famiglie contadine, pochi da famiglie di intellettuali. Esistevano però anche dei privilegi stabiliti persino nelle leggi, secondo le quali i figli o i nipoti di portatori di certe onorificenze statali o di determinate funzioni dovevano essere comunque assunti da qualsiasi università. Appartenere al ceto degli intellettuali significava molto fino a 1989. Pure nelle piccole pubblicità matrimoniali dei giornali si cercavano con preferenza dei partner con diploma universitario. Oggi, in una società borghese, non è tanto il diploma che conta, ma piuttosto le condizioni patrimoniali, eccetera, oltre naturalmente alle doti personali. In un senso più profondo, tuttavia, l'intellettuale
è una persona che riflette sulle grandi questioni della vita e che conosce diversi settori della cultura anche oltre i limiti della propria professione. Malgrado l'aumento nel numero della gente con formazione universitaria, i veri intellettuali sembrano essere in Europa non più, ma forse meno numerosi di quanto erano un mezzo secolo fa. Questo dipende naturalmente anche dal calo del livello dei licei, dall'atmosfera instabile sia nella formazione, sia del mondo del lavoro, sia dei valori trasmessi nell'educazione. E che cosa significa essere europeo per un intellettuale? Se siamo soliti dire che l'Europa non è un concetto puramente geografico o politico, ma piuttosto culturale, allora dobbiamo cercare anche la specificità dell'identità culturale europea. Ed è in questo punto che emerge sicuramente l'eredità giudeo-cristiana, ma anche quella greco-romana, con influssi significativi egiziani, persiani, babilonesi. Certo che non mancano neppure le tradizioni dei popoli celtici, germanici, slavi, ugrofinnici, tracce di influssi turchi, arabi, eccetera. L'elemento più connesso con la visione del mondo è comunque il cristianesimo. È vero che in molte... È vero che in molte parti del continente, in vari ceti della società, la presenza intellettuale cristiana si è indebolita fortemente. Eppure non c'è altro fondamento comune che fosse tipico per il continente. L'ideologia illuminista, da una parte, non ha ovunque penetrato tutta la società. Dall'altra parte, essa era pure connessa in qualche modo con l'eredità cristiana. Questo lo vediamo oggi, quando alcune legislazioni cominciano a cercare di staccarsi dal senso classico dei diritti umani e dalla visione di un certo diritto naturale, dando più spazio a degli elementi soggettivistici. Ma il soggettivismo non è europeo. Esso può presentarsi anche in altri contesti e non ha, proprio per sua natura, un contenuto tipico, ma è diverso secondo i singoli individui. Così non può essere base comune positiva di una cultura specifica. Allora, l'intellettuale europeo di oggi è una persona interessata per le grandi questioni della vita e del mondo, una persona che cerca senso e valori per i singoli e per la società, uno che conosce contenuti notevoli dell'eredità cristiana e greco-romana e che tiene presente tutto ciò almeno come elementi possibili della risposta alle sue questioni fondamentali. L'intellettuale europeo di oggi può quindi porre la domanda sull'esistenza e sulla nozione di Dio, può trovare una risposta positiva nel riconoscimento della sua esistenza. E una volta riconosciuto Dio come trascendente e assoluto, può e deve riflettere anche sulla possibilità della comunicazione con Dio. E in questo punto risulta che l'intellettuale europeo non può rifiutare sin dall'inizio l'idea poco immaginabile per la nostra fantasia umana,
che è proprio la persona di Gesù Cristo, in cui possiamo incontrare Dio nel modo più adatto alle capacità stesse dell'essere umano. Tutto sommato, l'intellettuale europeo non è necessariamente un credente, ma non lo è necessariamente nessuno. La fede in Cristo, cioè la pienezza della fede cristiana, infatti, non è una semplice conclusione di un ragionamento umano, ma è un regalo di Dio e una grazia. Questa grazia, però, viene offerta da Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. Di questo fatto dobbiamo rendere testimonianza, di questo dobbiamo essere messaggeri e missionari nella nuova evangelizzazione dell'Europa. In questa convinzione dobbiamo essere uniti con i nostri altri fratelli cristiani. Perché così l'unità possa rinforzare la nostra testimonianza. Grazie per l'attenzione. Abbiamo imparato molto oggi, abbiamo imparato moltissimo, ciascuno di noi che siamo l'intellettuale, l'uomo colto europeo, ha avuto più chiare le ragioni, le parole, i passi con i quali possiamo rispondere a quella domanda e a proseguire il cammino di questa settimana. Il Dio che parla a noi in modo umano, come diceva il cardinale Erdo, provoca il lavoro di una coscienza viva, come ci ha richiamato il metropolita Filaret. E perciò grazie per la passione e la densità con cui ci avete parlato. Grazie a voi, maestri di questo cammino in Europa. Grazie.